Finalmente sì, diciamo che i ragazzi l'hanno voluto a tutti i costi perché poi in campo si è vista la determinazione che ci hanno messo, no? Quindi questo deve essere lo spirito che dobbiamo mettere ogni partita. Devo essere sincero, nelle ultime cinque questo spirito si è visto sempre. C'è ancora il rammarico per la partita di mercoledì, è ancora grande, no? Perdere al 93esimo dopo una prestazione simile a questa. Anzi, forse lì abbiamo fatto anche qualcosina di più sotto il profilo delle occasioni da gol. Quindi il rammarico è grande, però i complimenti vanno fatti ai ragazzi perché prima della partita io gli ho detto dobbiamo fare quello che hanno scritto i tifosi lì fuori. Sangue agli occhi, lottare su ogni pallone e cercare di mettere in difficoltà una squadra forte, no? Una squadra forte perché da quello, se non mi sbaglio, è il miglior attacco del campionato. Giocatori messi in campo tutti insieme: Pozzebon, Arma, Mensah, Petrella, squadra fisica. Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo cercato di metterlo in difficoltà sulle ripartenze, soprattutto nel primo tempo, e ne abbiamo avuto due o tre. Su una è arrivata il gol. Nella ripresa, forse ci siamo difesi un pochettino troppo. Però ci siamo difesi bene, da squadra compatti. Questo deve essere lo spirito, cercando di migliorare sotto il profilo mentale, cioè non abbassarsi così tanto quando le partite diventano un pochettino più dure. No, io penso che, io devo essere sincero, mi sto adattando molto alle caratteristiche dei giocatori, giustamente, perché secondo me un allenatore deve fare questo. Come spirito, sì. Lo spirito questo è quello che piace a me, ma io penso che piaccia ad ogni allenatore vedere una squadra che lotta con questo ardore, con questa cattiveria. Quindi lo spirito deve essere questo, bisogna migliorare qualcosina nella fase di possesso, secondo me. Una sorpresa per voi, ma per me non era una sorpresa perché era nella logica delle cose. Poi un po' di pretattica quando si fanno le conferenze. Un po' di pretattica bisogna farla per non dare qualche vantaggio agli avversari, no? Oggi devo essere sincero, nel primo tempo l'ha fatto anche abbastanza bene, si è mosso molto di più rispetto alle altre volte. L'utilità di Gondò è perché noi non abbiamo un giocatore fisico lì davanti. In questo momento l'unico giocatore fisico che abbiamo è lui. Fratangelo non ha quelle caratteristiche. Adesso speriamo di recuperare Panico, ma fisicamente non è un giocatore strutturato, molto diverso, però magari ci può dare una mano anche lui, quindi recuperare Gondò, recuperare Tulli, recuperare tutti questi giocatori per noi diventa fondamentale. Tutti hanno fatto bene, ma a me chi mi sta impressionando anche positivamente in un ruolo non suo, forse è Sales, che sta facendo benissimo, che purtroppo non avremmo a Gubbio.